Spero questa sera sia necessario non vincere, non pareggiare, non far risultato, che sia necessario convincere stasera. Credo che sia necessario tirarsi uno schiaffo in faccia, una sberla, per dimostrare a noi stessi che siamo squadra. Szczęsny, Alexandro, De Ligt, Bonucci, Danilo, Bernardeschi, Locatelli, McKennie, Chiesa, Morata, Dybala. Max Allegri, nel momento più buio della sua gestione alla Juventus, sceglie questi 11. Ve lo aspettavate? Eravate convinti di questa formazione? Io parto da un presupposto: non me ne frega niente chi gioca e non me ne frega niente nemmeno il modulo. Io questa sera voglio risposte sotto il profilo proprio della responsabilità. Io voglio vedere da parte di questi giocatori che c'è ancora vita dentro di loro. Vita! Perché da qualche partita a questa parte non vedo vita all'interno dei giocatori. Non so se è chiaro, non so se è chiaro, non so se è chiaro. Siamo più vicini all'ultimo posto in classifica rispetto che al primo, con un calendario infernale nei prossimi 20 giorni, con la pausa in mezzo. Non so se è chiara questa cosa, eh? Diamo tempo, no, il tempo è finito per tutti, non c'è più tempo per nessuno. Tutti sulla graticola. Siamo sull'orlo del baratro, stiamo precipitando in un burrone, in campo con la voglia di vincere, con il sangue negli occhi. E finché non ci mettiamo nella testa che devono, non è che possono, è che devono fare di più, non si esce. È 3 anni che giustifichiamo, è 3 anni che diciamo, eh sì, però allora cambia l'allenatore, basta! È 3 anni che c'è gente che non fa niente per indossare e meritare la maglia della Juventus. 3 anni! 3 anni che scendi in campo contro delle squadre che devono salvarsi e prendi delle sberle e fai delle figure di merda e giustifichiamo dicendo che dobbiamo cambiare allenatore. 3 anni! 3 anni! Come fai a non essere incazzato? Dopo 9 anni di dominio in Italia? Hai buttato via tutto e ti prendono tutti per il culo e fanno bene a farlo. Ragazzi, non è sfortuna né col Verona né col Sassuolo. Non è sfortuna nessuna delle due. Mettiamocelo in testa. Prima lo capiamo noi, prima ne usciamo. Non è sfortuna. Smettiamola di aggrapparci a tutto. Non è sfortuna. Quanto è alto Matthijs De Ligt? Gioca altissimo. Sì, Dybala. Era perfetta. Bernà, Bernà! Attaccato al portiere, ha tirato in bocca al portiere, ha tirato in bocca al portiere, ha tirato in bocca al portiere, ce l'aveva sul mancino tutto lo specchio della porta a disposizione. Boom! Ma no, il palo di Dybala è ancora il terzo palo di Dybala in 3 partite. Ora Paolo. Terzo palo di Dybala in 3 partite. Voglia! Voglia! Dybala! Paulino Dybala! Ancora lui, il capitano, il numero 10! Se l'è meritato! Meritatissimo! Voglia! Voglia! Continuare con questa voglia! Andare avanti con questa voglia! Paolo! Dybala, il miglior giocatore di questa Juventus fino ad ora. Paolo Dybala! Paolo Dybala! Alvaro! Alvaro! È il video di oggi, eh? È il video di oggi! È il video di oggi! Vado un secondo via a portare fuori il gatto e succede questo. Un secondo. Mi sono alzato un secondo a portare fuori il gatto. Poi non ditemi che non ci facciamo i gol da soli. Non ditemelo. Qua siamo stati sfigati, sfigatissimi, però è il periodo.
Ricorda quando nel 2006 vincemmo il mondiale e l'unico gol subito dall'Italia nei gironi fu quello di Zaccardi. Me lo sentivo, per quello non ho esultato. L'avevo visto in diretta. Vediamo se... Ah, è buono! È buono! È buono! È regolare! È regolare! È regolare! Shh! Shh! Ma no, ma... Ma era buono! Ok, niente, scusate, l'avevo visto buono. Sono ubriaco. Tante situazioni nel primo tempo. Sì. Largo. Sì. 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 Sì, Berna. Era una bella idea. Ha giocato anche al massimo qua questa palla Morata. Chiese Dybala che... ma ragazzi, ma avete visto? Avete visto gli ultimi 5 secondi di Juventus? Chiese Dybala cosa hanno fatto? Cilocca. Ma che bella palla, perché questo è rigore. Locatelli per Chiesa. Dopo un recupero bellissimo di Dybala, di Morata. E bravo Chiesa. E bravo Chiesa. E bravo Federico Chiesa. E ora Paulino. E ora Paulino. Ha sbagliato. Ha sbagliato. È da ribattere. Allora, qua voglio fare un appunto, perché è un pezzo che ho in mente. Questa roba... ma allora non mi piace, questa cosa non mi piace, perché non c'è una vera e propria regola che punisce quelli che entrano in area, perché io penso che il 90% dei rigori sia da ripetere, da ribattere, il 90% dei rigori non è un problema della Juve, è proprio un problema generale della regola. E questa volta lo fa Paulo Dybala. 2-1 2-1. E dato che il calcio è uno sport di malizia, non ci può essere non essere una regola che punisce. Ve ne dico un'altra. Per fortuna qua il regolamento si è evoluto. Quando non si poteva giocare il pallone all'interno dell'area dal portiere con i centrali, e faceva semplicemente ribattere. Io potevo andare avanti, allora avanti, avanti, ribattere in area, te la faceva ribattere. Adesso è cambiata, puoi giocare il pallone, il portiere può giocare il pallone nell'area al centrale. Una volta non era così, ma una volta vi parlo fino a un paio di anni fa, 3 anni fa. E bravo Chiesa. Ma ragazzi, ma che partita è stasera? E io mi mando in ritiro tutto l'anno. State in ritiro fino alla fine dell'anno, ragazzi, ve lo dico. Mamma mia, quante occasioni, ragazzi. Quante diavolo di occasioni. Bravi, ragazzi, che non abbiamo crossato, che siamo arrivati lì e non abbiamo crossato. Incredibile, e abbiamo ancora la palla noi, incredibile. Basta poco ogni tanto, eh. Madonna, se basta poco ogni tanto. Ce lo meritiamo! Ce lo meritiamo! Che gol! Che gol! E quanto ce lo meritiamo! E quanto ce lo meritiamo sto gol di Chiesa! E quanto se lo merita Chiesa! Bella palla di Bernardeschi, grande giocata di Chiesa! Alvarito! Guarda, questa esultanza vuol dire tanto, eh! Questa esultanza di Morata vuol dire tanto! Questa esultanza di Alvaro veramente vuol dire tantissimo. Ascolta, ma perché sei così arrabbiato stasera? Ma spiegamelo. Che cosa c'è stasera che ti fa arrabbiare? Ah. Prendere il gol proprio all'ultimo è una roba che mi fa molto arrabbiare.
Eh beh, in effetti, scusami, Rugani, perché tu non marchi l'altro attaccante e dobbiamo marcare in due lo stesso attaccante? Qualificati agli ottavi di Champions. Qualificati con due turni d'anticipo. E ora andiamo a giocarcela a Stamford Bridge contro il Chelsea per il primo posto in assoluto.